218 presenze con il Catania, recordman della formazione rossazzurra, capitano, rappresentante di quel Catania che ha scritto pagine importanti in Serie A. Oggi la redazione di Catanista è con Mariano Izco. Ciao Mariano, intanto partirei subito da un discorso relativo al tuo passato, perché a 23 anni arrivi a Catania nel 2006 dal Tigre. Quali sono state le emozioni, o comunque cosa ti ricordi di quel periodo, di quando arrivò lo Monaco? Magari cosa ti disse anche lo Monaco ai tempi? No, quando sono arrivato in Italia sicuramente contentissimo, perché arrivavo a un livello massimo calcisticamente. Poi sicuramente ho fatto un po' di fatica, perché un'altra lingua, un'altra cultura, però alla fine dopo un po' i ragazzi che erano in quel momento mi sono stati vicini, mi hanno dato una mano grossissima, quindi tutto è stato più facile. Nel momento iniziale, è vero, mi ricordo qualche critica anche nei primi tempi, poi però poco a poco, qual è stato l'aspetto più importante che ti ha fatto anche conquistare il cuore della tifoseria? Sì, questa è una domanda che mi ho fatto sempre, perché all'inizio sono stato molto criticato, però poi penso che con il lavoro, facendo vedere ogni partita l'impegno, hanno visto che anche sono cresciuto calcisticamente, ho migliorato tanto, e poi è cambiato tutto, diciamo, dall'odio all'amore. Mariano, tu sei spesso qui a Catania, proprio adesso ci ha aperto l'universo, casa tua, il tuo mondo, ma ritornare a Catania e vedere in questo momento il Catania in Lega Pro, che emozioni, che sensazioni ti dà? No, sicuramente no, non è bello, perché so che il Catania merita di più. Purtroppo è questa la situazione, devono uscire fuori e tornare dove merita il Catania. Ma tu, Castro, lo stesso Spolli, che vi siete ritrovati anche a Verona, vi siete mai chiesti cosa è successo in quegli anni, negli ultimi anni, l'ultimo tu, ma poi anche successivamente, come mai chiunque arrivava a Catania non riusciva a esprimersi al meglio, a esprimere tutte le sue potenzialità? No, penso che è una domanda che ce la facciamo un po' tutti. Ovviamente Catania è una piazza non molto facile, quindi tanti fanno fatica a ambientarsi o a fare una grande stagione, però al di là di questo penso che tanti giocatori hanno fatto vedere le sue qualità. E adesso, tra l'altro, nel Catania ci sono i tuoi ex compagni come Lodi, come Biaggianti, come Marchese. Ecco, vederli in campo oggi che cosa vuol dire per te, e soprattutto cosa vuol dire secondo te per i tifosi rossazzurri potersi appigliare a giocatori come loro che hanno scritto la storia del Catania? Sì, secondo me hanno voluto ritornare e penso che possono dare tanto al calcio, quindi sono contento che possono dare magari una mano al Catania e possono ritornare subito in Serie A. Pietro Lo Monaco, il suo ritorno a Catania, ma qual è stato il tuo rapporto con Lo Monaco? Magari qualche aneddoto anche riferito a quello che è stato la tua esperienza o anche il suo essere. Molti l'hanno definito un padre che utilizzava la carota ma anche il bastone. Sì, io posso soltanto ringraziare, perché è quello che mi ha portato nella Serie A, a conoscere il calcio italiano. Sappiamo poi quello che è lui, no? Al di là che è molto severo con il suo lavoro, però sappiamo tutti che lo sa fare bene. Poi tutti abbiamo... Dai, qualche aneddoto, qualche ricordo particolare? No, aneddoto posso ricordare che sanno tutti, quando ho comprato la mia prima macchina lui si è incazzato da morire, anche se è stato dopo 4 anni, però lui voleva che non spendesse soldi in macchina perché era inutile. È stato magari solo un consiglio, ma era una cosa che io l'ho fatto dopo 4 anni, quindi, però niente di che, è finito là. E adesso il suo ritorno a Catania, te lo saresti mai aspettato dopo quello che era successo fra il presidente Pulvirenti e lo stesso direttore Lo Monaco? Te lo saresti mai aspettato questo ritorno? Sempre ho pensato che un giorno lui poteva ritornare, perché al di là che è andato via si vedeva che lui era molto legato, e sempre ho avuto il dubbio che poteva fare un ritorno al Catania. Cristiano Lucarelli, tu se non sbaglio hai giocato contro di lui ai tempi del Livorno, quando lui vestiva la casacca del Livorno. Che tipo di giocatore è stato, magari anche dal punto di vista caratteriale? Che te ne pare come possibile allenatore, anzi come certo allenatore, ma come possibile carriera d'allenatore? No, come giocatore ovviamente era molto forte, ho giocato contro, molto bravo. Come allenatore non lo conosco bene, ma so che è stato a Messina, che hanno avuto delle difficoltà e lui ha fatto molto bene. Quindi penso
che a Catania possa fare soltanto bene. 218 presenze con il Catania, record, mentre dicevamo prima, per quanto riguarda Mariano Izco, 6 gol, tra cui ovviamente quello contro la Juventus, ma anche quello con l'Inter. Insomma, tante soddisfazioni te le sei tolte nella tua esperienza a Catania. Ma qual è stata la partita che ricordi di più, quella che ti ha lasciato un segno magari più importante, e con quale allenatore ti sei trovato meglio? No, con tutti gli allenatori penso che mi hanno lasciato qualcosa, non posso nominare. Devo nominare a tutti, però la partita ovviamente che mi ricordo di più è stata quella della Juventus, perché è stato il primo gol mio in Serie A, e poi addirittura eravamo a dicembre con 9 punti, quindi abbiamo fatto una salvezza, penso, abbiamo fatto un'impresa, è stato con Sinisa Mihajlovic, quindi penso che quella partita me la ricorderò per tutta la vita. Ha dato il là forse anche alla quella salvezza incredibile, proprio grazie a quella partita. Sì, 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 perché poi anche calcisticamente, personalmente, è stata, diciamo, la svolta, e là penso di quell'anno. Poi in su ho fatto ogni anno sempre a migliorare, e ho fatto sempre bene, quindi quella partita è stato un po' tutto, no? Adesso 34 anni, l'esperienza bellissima anche al Chievo, dove hai giocato con continuità, hai trovato anche ancora di più la via della rete. E adesso qual è il futuro di Izco? Comunque, cosa ti immagini nel tuo futuro anche dopo la carriera da giocatore? Non lo so, sicuramente mi piacerebbe finire, penso che ho la famiglia qua, tornerò a vivere qua, e bueno, fare qualcosa dentro del calcio Catania mi piacerebbe, quindi vediamo, non possiamo mai indovinare, diciamo, il futuro, però spero che possa stare legato al Catania. Senti, ma cosa da Catania? Perché siete tantissimi gli ex giocatori rossazzurri italiani, argentini, sudamericani, che dopo essere stati a Catania rimanete quasi folgorati, a vita quasi legati con questa città. Cosa lascia Catania? Secondo me è quello che si avvicina di più all'Argentina, alla nostra cultura, a tutto, al di là che ho la moglie di Catania, quindi magari quello è una spinta in più. Però penso che è questo che ti lega tanto, perché ho sempre detto che Catania offre tanto, al di là di calcisticamente, anche nella vita. Quindi penso che questa è la cosa che più mi fa per rimanere qua. E allora in bocca al lupo a Mariano Izco, e chissà, magari lo rivedremo in un futuro ancora qua a Catania. Grazie. Grazie, grazie a voi per l'intervista.